Signore nostro, Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. È un momento grande, ogni volta la celebrazione dell'Eucaristia, la domenica, il giorno della resurrezione di Gesù. Ed è un momento grande oggi, ancora di più, per il dono dello Spirito Santo, della Cresima, per questi ragazzi. È la Pentecoste che si rinnova. Gli apostoli allora nel cenacolo videro, sentirono dei segni, piano, vento, niente di tutto questo, è un avvenimento interiore, ma ugualmente grande. E noi vogliamo aprire il cuore a questo dono, accompagnare i ragazzi a ricevere la loro Pentecoste, il dono dello Spirito Santo. E invochiamo lo Spirito Santo perché ci insegna a pregare anche il nostro cuore al Signore, alla sua parola, al dono del suo amore nell'Eucaristia. Per questo chiediamo il dono di ogni peccato. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, in parole, per mia grandissima colpa, e subito la Beatrice, la Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà, Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Per la gioia degno di lode. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo sei santo, tu solo sei Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo e la gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, guidaci al possesso della gioia eterna. Perché l'umile grezza dei tuoi fedeli giunga con sicurezza accanto a te, dove lo ha preceduto il Cristo, suo pastore. Egli è Dio.